Eccoci. Allora, etica a Nicomaco, no? L'etica a Nicomaco, come tutti gli altri testi di Aristotele, è stata composta, no? Probabilmente è stata composta in un'epoca più tarda rispetto alla vita di Aristotele. È composta da 10 libri. E l'oggetto dell'etica a Nicomaco? È l'agire. Tant'è vero che all'inizio del testo si dice questo, Aristotele dice questo: ogni arte e ogni indagine, come pure ogni azione e scelta, a quanto si crede, persegue un qualche bene. E per questo il bene è stato definito in modo appropriato come ciò cui tutto tende. Ma appare evidente che vi è una certa differenza tra i fini. Alcuni sono attività, altre sono opere che stanno al di là di quelle. E quando si danno dei fini al di là dell'azione, in questo caso le opere sono migliori delle attività. Allora, quindi il campo dell'etica, come vi dicevo, è il campo dell'agire. Ora, questo campo dell'agire viene immediatamente distinto da Aristotele tra attività e opere. E qual è la differenza tra le attività e le opere? Il fine, la finalità. Vi ricordate, uno dei modi, una delle forme, in cui si dice l'essere? L'essere per Aristotele si dice come fine o bene. Ecco, allora, il campo che distingue l'attività dalle opere, e quindi l'intero campo etico è contrassegnato da una distinzione iniziale. Le attività sono quella prassi, quindi quell'agire umano che contiene in sé il proprio fine. Le opere sono invece quel tipo di prassi, quel tipo di attività che non contiene in sé il proprio fine, ma che contiene un fine che va al di là dell'azione stessa. Ora, questa grande distinzione, che in realtà è una distinzione che è soltanto generale, è con che cosa ha a che vedere? Provate a mettere in campo questa differenza, un'azione umana e un'opera d'arte. No? Allora, l'azione umana è per Aristotele, in quanto razionale, lo vedremo, è un'azione finalizzata, no? E che in qualche modo contiene in sé il fine. Io agisco in questo modo per, no? Mentre invece l'opera, nel senso dell'opera d'arte, può anche contenere un fine che in qualche modo va al di là del motivo per cui quest'opera si compie. Ora, che significa questo? Significherà che, per esempio, anzitutto il campo dell'etica per Aristotele è l'etica dell'agire volto a finalità che devono essere finalità di bene, no? Quindi il fine per Aristotele, vi ricordo, in termini di conoscenza, coincide col bene, no? E quando non coincide col bene, è un fine negativo, no? E dall'altra parte, però, questa differenza fra azione e opera apre un campo su cui si baserà la metafisica successiva. E tant'è vero che noi possiamo distinguere prassi diverse, cioè azioni diverse, no? E in particolare possiamo distinguere azioni volte alla produzione, no? E azioni volte alla prassi.
stessa, no? Questo è il senso. Ora, a partire da questo, quindi, l'etica a Nicomaco mette in campo il vero e proprio oggetto dell'etica. Abbiamo detto il vero e proprio oggetto dell'etica è l'agire bene e l'agire per il bene. Ora, qual è, si chiede Aristotele, quella scienza e quindi quell'insieme di azioni che rispondono a un criterio finalistico? La politica. Tant'è vero che dice che la politica è la scienza dei fini ed è la più autorevole e quella architettonica, così dice nel primo libro. Cioè la politica per Aristotele coincide con il bene umano. Quindi vedete, in pratica il campo della politica è quel campo dell'etica che è il più importante tra tutti gli altri campi. E il fine non è, il fine è, diciamo, come etica, non è la conoscenza, ma è l'agire. Questo è il dato importante, vedete? Allora, l'etica, in quanto, come dire, campo separato rispetto alla conoscenza, è appunto un campo che ha a che fare con l'agire e non è finalizzato alla conoscenza. Ora, qual è il bene politico più alto? La felicità per Aristotele. E siccome, poiché il bene è il fine, il bene perfetto è quello scelto per sé. Allora, la caratteristica della felicità è proprio di essere il bene più perfetto, possiamo dire, perché è scelto per sé, non è scelto per altro, cioè per altri fini. E c'è infatti tutta una fenomenologia della felicità che Aristotele elabora. La felicità, in quanto bene scelto per sé, come dire, è finalizzata semplicemente al suo raggiungimento, cioè è finalizzata a se stessa, no? Ha il fine in sé, potremmo dire, no? E quindi allora tutti gli oggetti, tutti i fini che sono connessi con la felicità, possiamo dire che intanto non coincidono con la felicità più perfetta, quindi non coincidono con la vera e propria felicità. E Aristotele dimostra che tutto sommato quella è una felicità contingente, quella connessa con altri fini, e quindi è una felicità che non corrisponde al bene etico. Facciamo un esempio. Sono felice nel momento in cui guadagno del denaro. Sono felice nel momento in cui realizzo un'opera che ha a che fare con la mia soddisfazione personale. In quel senso la mia felicità, in quanto è connessa con altri fini, diciamo a altri fini, non è la felicità vera e propria, cioè non è la felicità più perfetta. Sì, Sofia. Lei ha detto che allora Aristotele dice che è una felicità non contingente, ma È una felicità in sé per sé, potremmo dire. Cioè è una felicità che non dipende dalle circostanze, direi più che dalle circostanze, non dipende dall'essere connessa con altre finalità, no? Quindi la felicità, in quanto è semplicemente finalizzata a se stessa, il suo raggiungimento. Nel suo raggiungimento consiste la perfezione migliore, no? Potremmo dire. E quindi vedete come appunto questo elemento della felicità connesso al campo dell'agire e l'agire più perfetto in quanto volto al bene come bene della città è la politica,
Vedete come sono connesse queste nozioni, no? La nozione di felicità, la nozione di bene, la nozione di politica, come quell'insieme di azioni volte al bene. Evidentemente non è il bene del singolo, no? Ma attraverso il bene del singolo è il bene della città. E su questo poi potremo discutere. Il bene perfetto è quello scelto per sé. Per natura, dice Aristotele, l'uomo è animale politico. Questa è la grande definizione che dà nell'etica a Nicomaco. Ora, dopo aver circoscritto appunto questo campo, Aristotele si chiede anche qual è allora l'opera dell'uomo. E qui c'è un punto importante, perché noi questo punto Aristotele lo elabora anche nella metafisica. E qui c'è una ulteriore elaborazione che va sempre sulla linea della definizione dell'opera nella metafisica, perché Aristotele si chiede qual è l'opera dell'uomo, cioè qual è l'opera specifica dell'uomo, e fa degli esempi, no? L'architetto ha come l'opera principale dell'architetto è la progettazione, ma l'architetto è un lavoro e quindi allora chi è architetto ha la potenza, cioè ha la possibilità, l'abilità, ha la facoltà, e quindi compirà quelle opere. Ma quello che Aristotele si chiede è: qual è l'opera specifica dell'essere umano in quanto animale generico? Cioè, qui quello che è importante è che Aristotele si chiede se l'essere umano, se l'animale razionale, se l'animale politico abbia un'opera specifica, così come ce l'ha l'ingegnere, l'architetto, lo scienziato. E capite bene che allora questa domanda posta in questo modo fa risultare qualcosa che Aristotele sfiora e che poi evidentemente una volta sfiorato prosegue nel ragionamento. E cioè quello che Aristotele si sta chiedendo è: ma non sarà mica che l'opera dell'uomo è davvero l'inoperosità? Cioè non sarà mica che non esiste un'opera specifica, cioè un agire specifico dell'essere umano, e che forse l'opera dell'uomo coincide con l'inoperosità, cioè con il fatto che fondamentalmente l'uomo può operare in potenza molteplici fini, può operare come in molteplici possibilità di realizzazione di fini. Ma se questo è vero, l'unica opera dell'uomo consisterebbe nella sua inoperosità. Ora, Aristotele, non dice questo, sfiora semplicemente, no? Considera come un problema questa questione, però immediatamente, come dire, la ricopre poi di un senso che adesso dirò qual è, e cioè il senso è che essendo l'animale politico, l'essere umano deve condurre un certo tipo di vita che consiste in una attività dell'anima. E qui sottolineiamo questa soluzione che Aristotele dà: una attività, un certo tipo di vita che consiste in una attività dell'anima e in un agire razionale. Quale sarà questa attività dell'anima? Quale sarà questo agire razionale? Questa attività dell'anima sarà niente di meno che la contemplazione, e vedremo perché è la contemplazione.
E che cos'è questo agire razionale? È l'agire vero e proprio dell'animale umano, poiché l'animale umano, a differenza degli altri animali, ha l'intelletto, ecco che nel momento in cui agisce, il suo agire non può che essere, in termini etici, un agire razionale. Tant'è vero che i beni che riguardano l'anima sono i più importanti. Ora, Aristotele a questo punto pronuncia una differenza tra la felicità che consiste nel possesso e la felicità che consiste nell'uso. La felicità che consiste nel possesso, l'abbiamo visto prima, non è una felicità perfetta. La felicità che consiste nell'uso non è neanche questa una felicità perfetta, però è sicuramente più perfetta rispetto alla felicità che si acquisisce nel possesso e con il possesso. La felicità, si chiede poi Aristotele, può essere insegnata? O è per esercizio? O è un dono? O si acquisisce per caso? O si acquisisce con azioni secondo virtù, oppure per abitudine. Quindi, insomma, la felicità, ritornando al tema un po' iniziale, no, di questo primo libro, come si acquisisce? E Aristotele propende per una certa soluzione che evidentemente non dà come una soluzione assoluta, perché dice la felicità è compiere azioni secondo virtù. Quindi, in certi casi è un dono, in certi casi c'è un esercizio alla felicità perché ci deve essere un esercizio alla virtù, in certi casi c'è un caso nel senso che la felicità non può essere indotta con la volontà, no? Lo stato di felicità No, avviene. però puoi ripetere la soluzione che Aristotele si dà? È una soluzione che, come al solito, che comprende diverse situazioni, no? Alle domande se può essere insegnata o se è un dono, beh, Aristotele dice, beh, sostanzialmente è qualcosa che accade. Quindi sì, può rientrare nel dono, ma può rientrare anche nel caso. Certo, però questo caso in qualche modo deve essere voluto all'interno di una vita virtuosa. Quindi non c'è una soluzione univoca a questa domanda, non c'è una risposta univoca a questa domanda. E come al solito Aristotele, vedete, fa una fenomenologia della problematica della felicità, no? Quindi può essere insegnata oppure per abitudine, oppure per esercizio, o è un dono, avviene per caso. In ogni caso, quello che in qualche modo comprende l'intera problematica è che la felicità è il compiere azioni secondo virtù. E appunto è felice chi si dà alla contemplazione, vedete? Perché? Perché quello che in qualche modo Aristotele lo dirà nei libri successivi dell'Etica a Nicomaco risolve, è a partire dalle diverse parti dell'anima quello che in qualche modo è il proprio dell'uomo, cioè la caratteristica, come dire, la qualità più propria dell'animale umano, e cioè la razionalità, no? E allora usare la ragione non per l'agire finalizzato a un qualche scopo che è esterno all'operare umano, ma usare la ragione anzitutto per uno scopo che è interno all'animale umano, e che cos'è? Non è altro che il contemplare, cioè l'usare la ragione a fini teoretici, si potrebbe dire, no? Usare la ragione per riflettere, ma più che per riflettere, potremmo dire, per giungere davvero a quella coincidenza tra una certa operosità, come dire, senza opera, che è la contemplazione, e il pensiero stesso della razionalità come potenza, cioè come facoltà umana, no? La facoltà specificamente umana.
è quella del pensiero, è quella di pensare. E questo pensiero si dà per Aristotele come contemplazione, no? E che nell'epoca successiva ad Aristotele, in particolare nel Medioevo, verrà sulla base della scolastica, quindi della lettura e dell'interpretazione di Aristotele, verrà distinta dall'azione, no? Qui Aristotele però non la distingue dall'azione, dice se noi vogliamo capire, se noi vogliamo intendere qual è l'agire propriamente umano, e l'agire propriamente umano, cioè l'opera propriamente umana, consiste nella virtù che è razionale, e cioè la contemplazione, no? E questa è la caratteristica umana. La virtù umana è quella dell'anima e non del corpo, vedete, c'è proprio questa distinzione. E poi, appunto, parla delle parti razionali dell'anima, che sono l'anima vegetativa e l'anima appetitiva. E poi parla delle virtù, dei diversi tipi di virtù. Quindi allora le parti razionali dell'anima sono la vegetativa e l'appetitiva, la parte razionale dell'anima è quella intellettiva, questo già lo sappiamo dal De Anima, no? E poi fa differenza fra le virtù intellettuali e le virtù morali. Le virtù intellettuali sono la sapienza, il senno e la saggezza. Vedete, appartengono tutte alla razionalità, no? Capacità razionale umana. Le virtù morali, le virtù eminentemente morali, sono la generosità e la temperanza. Più o meno così si chiude il libro primo. Il libro secondo, che verte su diversi argomenti, un po' come avete visto nel libro primo, inizia un po' con un'affermazione abbastanza recisa, cioè che nessuna virtù morale è per natura, vedete? Quindi la moralità, diciamo, no? La moralità come eticità, quindi qui attenzione, è quello che per Aristotele è importante, l'ethos, cioè il comportamento, no? Quindi la moralità come eticità non è per natura, no? E la virtù è quello stato abituale che produce scelte determinate razionalmente. Allora, che vuol dire che nessuna virtù morale è per natura? Beh, che c'è bisogno di un'abitudine, se vogliamo anche di un insegnamento. Che produce scelte? E la virtù è uno stato abituale che produce scelte determinato razionalmente. Cioè uno stato abituale determinato razionalmente che produce scelte. Quindi allora questo significa che nessuna virtù morale è per natura, ma che la virtù morale sono per ragione, cioè sono per razionalità, e che quindi in qualche modo la moralità può essere insegnabile, no? Nel libro terzo c'è la distinzione fra azioni volontarie e azioni involontarie, e ovviamente la differenza qual è? È che le azioni volontarie per lo più sono connesse con la virtù, le azioni involontarie sono disconnesse, così possiamo dire, dalla virtù. E la virtù non è né un volere né un'opinione, e ha per oggetto ciò che si deve. Quindi vedete, la morale, le azioni, non hanno a che fare con la volontà, cioè non sono per volontà, non hanno a che fare con l'opinione, ma hanno per oggetto ciò che si deve. Quindi è, da questo punto di vista, una morale del dovere. Ma questo dovere, attenzione, qui è il punto importante, questo dovere, questo ciò che si deve, è qualche cosa che per Aristotele non è connesso con il campo della conoscenza. Cioè non è che siccome uno conosce, sviluppa la virtù morale. Non è che se uno ha grande volontà, sviluppa la virtù morale. Ci può essere una grande volontà che non coincide con la virtù, non coincide con ciò che si deve secondo una serie di caratteristiche. E,
In questo senso, le azioni volontarie, quindi in pratica la virtù, è il desiderio deliberato di ciò che dipende da noi. Questo desiderio deliberato, attenzione, significa desiderio razionale. Perché è desiderio razionale? Perché per Aristotele il desiderio è parte della, è quella parte dell'anima che è sensibile, appetitiva. E quindi il desiderio in sé per sé corrisponde a quella parte dell'anima che non è propriamente, non è finalizzata alla virtù, perché l'unica parte dell'anima che è finalizzata alla virtù è la razionalità. Ma, e quando tu hai, quando noi abbiamo un desiderio deliberato, quindi un desiderio che proviene da ragionamento, quindi da razionalità, allora ciò che dipende da noi è l'azione etica, è l'azione virtuosa, può essere l'azione etica. Dopodiché si passa, Aristotele passa alla illustrazione delle singole virtù. Noi le riassumiamo brevemente. Aristotele qui fa una vera e propria fenomenologia delle singole virtù: il coraggio, la temperanza, la viltà, e nel libro quarto prosegue questa fenomenologia delle diverse virtù, argomenta intorno alla generosità, alla magnificenza, alla fierezza, alla mitezza e all'ira. Questo è il libro quarto, è composto di questi argomenti. Aspetti, prof, sono arrivata a magnificenza, scusi. Magnificenza, fierezza, mitezza e ira. Va bene, io mi fermo qua e la prossima volta facciamo gli altri cinque libri, dal libro quinto al libro decimo, così chiudiamo l'etica di Nicomaco. Va bene? Va bene. Allora, ciao, buona giornata a tutti. Arrivederci, prof. Arrivederci, prof. Ciao.